Capivara ha celebrato il mezzo secolo di storia della sua società di calcio, premiati gli ex presidenti, dirigenti e calciatori che in 50 anni hanno indossato la casacca bianco-verde, tre le squadre che sul rettangolo di gioco del paese hanno dato vita ad un torneo di vecchie glorie. Presidente, un momento di festa, un momento di sport, un momento per ricordare anche un ex dirigente caro a tutti i rocchesi, Lucio Di Nunzio. Una giornata riuscita fino a questo momento. Cosa significa mezzo secolo di calcio, mezzo secolo di storia per il paese? Come dicevo prima, è un traguardo molto importante per la nostra società perché ha visto davvero passare generazioni di ragazzi, di amici e vedere oggi ritrovarli qui è davvero emozionante perché vuol dire che è stato fatto qualcosa di buono e vuol dire che la nostra società sportiva negli anni ha operato bene. Qualche capello bianco in più in diversi giocatori. Assolutamente sì, però la voglia di farsi 10 minuti, 5 minuti è stata veramente bella ed emozionante, in quanto comunque vediamo la passione che ancora oggi accomuna questi signori oramai, non più giovanotti. Quali gli obiettivi strettamente sportivi, calcistici per la vostra società? Ah, buono, innanzitutto è quello di fare sempre aggregazione, perché comunque in queste piccole realtà non è che si può puntare troppo in alto, perché le risorse sono quelle che sono anche a livello umano. Purtroppo ci stiamo spopolando e quindi è un po' difficile andare avanti col campionato. Però dobbiamo ringraziare tanti ragazzi che vengono da fuori, come è stato anche negli anni scorsi, che ci danno una mano, che si trovano bene con noi e spero continuino a stare qui. Speriamo di riuscire a fare un campionato di livello l'anno prossimo. Quest'anno ci siamo salvati con largo anticipo, per poco, non abbiamo fatto i playoff. E l'anno prossimo speriamo di giocarci il campionato. Dopo molti anni anche Roccavivara ha avuto un campo degno di tale nome, un'ottima erba sintetica, una tribuna anche dedicata, intitolata a Lucio Di Nunzio. Sì, Lucio, come dicevamo anche prima, è il dirigente che comunque ha fatto un po' la storia della S Roccavivara, in quanto è quello che è stato più tempo con noi e che comunque dove andiamo, in qualsiasi paese di squadra che incontriamo, comunque viene sempre ricordato con tanto affetto. E il campo, sì, dobbiamo dire grazie a tutti quanti quelli che comunque hanno compartecipato alla realizzazione di questo campo sportivo, in primis comunque il presidente Di Cristinzi che ci ha dato una grande mano per poterlo fare. E speriamo di poterlo sfruttare il più a lungo possibile. Pasquale Tufilli è ritornato nel suo paese d'origine per allenare la squadra. Che esperienza l'ultima stagione in prima categoria? Allora, quest'anno devo dire veramente, dopo tanti anni, sono tornato perché comunque volevo dare una mano ai ragazzi della Roccavivara, poi a tutta la società e quindi ho iniziato questa stagione che è stata veramente quest'anno abbiamo fatto una bellissima stagione. Eravamo partiti in sordina che dovevamo salvarci al più presto possibile, invece poi durante l'arco del campionato le cose si sono messe abbastanza bene e quindi siamo arrivati sotto i playoff e non ce l'aspettavamo, potevamo fare qualcosa in più. Vivi di calcio oramai da molti anni. Che calcio è cambiato nel Molise, se è cambiato dagli anni 80-90 a quelli attuali? Sì, secondo me sì, è cambiato qualcosa. Negli anni i ragazzi adesso devono essere più invogliati a giocare, invece diciamo negli anni 80 quando anch'io cercavo di giocare, pur di giocare, pure di entrare, facevo di tutto, facevamo di tutto per toccare il pallone. Oggi i ragazzi hanno voglia, però bisogna che li richiami, li devi invogliare, devi cercare di portarli, devi fare qualcosa in più per tenerli legati e per cercare di giocare di più con i ragazzi. Forse manca un po' di passione rispetto al passato. Sì, no, no, la passione non è che manca, perché poi sai come si dice, quando tu cominci a giocare poi la passione viene, però bisogna invogliarli. Io secondo me quest'anno qui pure a Roccavivara eravamo partiti con non tanti ragazzi, però poi piano piano siamo riusciti a trovare altra gente che si è avvicinata alla squadra e questo ci ha fatto sì che potevamo fare tutto il campionato, perché dentro il paese come il nostro, con 600 abitanti, è difficile fare un campionato, mettersi tutte le domeniche in gioco, mettersi degli allenamenti, non è facile, però piano piano i ragazzi hanno capito, con l'impegno hanno portato fino al termine il campionato.